e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi faremo vedere delle acconciature facili e veloci che io realizzerò su Federica, che mi farà da modella. Ho deciso di realizzarle su di lei per farvi vedere bene tutti i passaggi che dovete fare per ricreare queste acconciature, ma ovviamente sono molto semplici da fare anche da sole, quindi non avete bisogno di una persona che vi aiuti, perché come vi ho detto sono molto semplici e veloci. Ma prima di passare al tutorial volevo ricordarvi che ci troverete anche su Instagram, vi lasciamo qui in sovraimpressione e giù nell'info box tutti i link di riferimento, per cui aggiungeteci, perché aggiorniamo giornalmente Instagram mettendo delle piccole anticipazioni dei prossimi video e dei contenuti extra. Inoltre su Instagram abbiamo anche modo di poter dialogare tra di noi, scambiarci dei commenti, consigli, quindi mi raccomando seguiteci anche lì. Se vi va iscrivetevi al canale cliccando qui per non perdere i prossimi video. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Questa è la prima acconciatura che vi propongo, dalla quale ne possiamo creare altre due che vi farò vedere in seguito. Dopo aver fatto una coda alta, prendo una ciocca e creo una treccia a spina di pesce. La chiudo con un elastico trasparente e poi ne vado a fare altre due con i restanti capelli. E questa è l'acconciatura di base. Per questa prima variante vado a prendere un elastico trasparente e leggo le tre trecce insieme per formare una sorta di maxi treccia. Per questa seconda variante parto dalle tre trecce separate, le allargo come vedete in video e poi le intreccio creando una semplice treccia francese. E questo è l'effetto finale. Passiamo ora alla seconda acconciatura. Divido i capelli come vedete in video. Creo una treccia francese che chiudo sempre con l'elastico trasparente. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ora prendo la treccia e la fermo con la forcina. Poi prendo l'altra, la passo sotto alla treccia che abbiamo già fissato e la fermo con un'altra forcina. E questa è l'acconciatura. Per quest'ultima acconciatura potete scegliere se farla con gli elastici trasparenti per avere un effetto più elegante oppure con degli elastici colorati per avere un effetto più sbarazzino. Pettino bene i capelli e li seleziono creando una mezza coda che chiudo con un elastico trasparente. A questo punto divido i capelli come vedete in video e giro la coda al suo interno. Prendo un'altra sezione di capelli e faccio la stessa cosa. Quindi separo i capelli e faccio passare all'interno la coda. Ripeto l'operazione altre due volte e questa è l'acconciatura finale. Quindi queste erano le nostre acconciature facili e veloci. Qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere con un commento. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!